compito. Io ero vicino alla torre, ho visto cadere la torre, ho visto come cadere, ho visto le fiamme, non c'erano le fiamme, c'era il fumo che usciva dalla torre. E di primo acchito, voi, uomo dell'aria, egregio signor Spambanato, che avete pensato? Che era un errore di un pilota quello? No. Avete subito capito che era un obiettivo? È stato un tradimento. È stato che si erano infiltrati anche nella torre di controllo e l'hanno lasciato viaggiare. Tutti e due, la torre di controllo e quella di Rockwell Center. Sono molta gente perché traditori. Sono sincero io. Qualcheduno ha venduto l'America? Sì, sì, sì. Però questa è una... In America, guardi, l'America è un paese... Io lo chiamo una caldaia con patate cotte dentro. Non solo patate, mettiamoci pure piselli, carciofi. Sono tutti una caldaia con... È un grande minestrone. Sì, come dire sempre. Sono una razza infinita che voi non avete idea. Certo. Oggi andate in America, i stronzi italiani non sono più italiani, sono spagnoli. Usano il nome italiano per attirare la gente, ma il mangiare non è più italiano. E noi abbiamo trovato... tutta Trastevere, no? Ve la ricordate voi Trastevere? Come? Che era la cucina romana per eccellenza. La Trastevere dei mimieri e la Trastevere. Ah. Io Trastevere l'ho conosciuto... Oggi Trastevere è tutta in mano ai nordafricani, agli egiziani, ai libici. Non ci sono stati, non me la... Non ci sta più un padrone, un titolare di trattoria o ristorante a Trastevere che sia romano. Sì, lo so. Io ho avuto nella mia vita, ho conosciuto tante personalità. Pavarotti. Ah, ah. Sì, eravamo molto amici con Pavarotti. Ho mangiato con lui, che io andavo a mangiare una trattoria. E prendi il telefono, dico.